Buongiorno a tutti e bentrovati su IDM TV, all'arte per vivere meglio. C'era una volta. Al suono di queste parole, di questa formula magica, istintivamente rallentiamo il respiro e ci disponiamo all'ascolto. Le fiabe ci rimandano alla nostra infanzia, a un periodo che ci sembra lontano nel tempo, se non addirittura perduto. Ma in realtà è qui presente, solo è racchiuso nel nostro profondo. Ci sono immagini, atmosfere, personaggi che, come potenti incantesimi, riescono a evocare questa parte di noi e a riportarla in superficie. Lewis Carroll, l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, definì la fiaba come un dono d'amore. Per quel suo linguaggio semplice, morbido e quella sua bontà intrinseca nel garantirci sempre un lieto fine. Le fiabe sono una buona occasione, non solo per i bimbi, ma anche per gli adulti. Sono una buona occasione per tutta la vita. Perché ci raccontano, come se fossero delle storie, le nostre difficoltà, le nostre paure, i nostri conflitti interiori e quei momenti faticosi di crescita interiore. E lo fanno rendendoceli visibili, tangibili, attraverso i loro personaggi e le loro avventure. E con la loro dimensione fantastica riescono a creare quella sorta di stanza di sicurezza che ci fa sentire al sicuro. E così noi, mentre inseguiamo l'eroe, la principessa, l'orco, la strega nelle loro vicissitudini, in realtà stiamo attingendo al nostro pensiero creativo. E stiamo sviluppando nuove risorse per superare i nostri momenti di blocco. Oggi voglio portarvi in un viaggio attraverso l'arte nel mondo terapeutico della fiaba. Lasciatevi trasportare dalle immagini che seguono e lasciate che parlino al vostro inconscio con la magia e il mistero. E quindi abbandoniamoci al c'era una volta e in una corsa a perdifiato inseguiamo la nostra curiosità travestita da bianconiglio. E la prima immagine che vi propongo è un dipinto di Felice Casorati, Il sogno del melograno del 1912. Felice Casorati fu considerato un esponente del realismo magico. In questa composizione pittorica, una fanciulla sdraiata su un prato di fiori dorme, o meglio sogna, stringendo tra le mani un melograno. Il prato è davvero riccamente descritto, in svariate specie di fiori. C'è anche una composizione floreale dipinta ai piedi della giovane. E questa fanciulla così eterea nella sua posa sdraiata ricorda l'arte degli artisti preraffaeliti, mentre la sua veste, riccamente decorata, rimanda a Klimt. La dimensione del sogno e del lungo sonno nella fiaba è una dimensione trasformativa. Il personaggio che si abbandona ad un lungo sonno e che sogna uscirà da questo momento profondamente trasformato. Quando si risveglierà non sarà più lo stesso di prima. E allora, se il sogno ha il potere di far emergere nuovi aspetti della nostra identità e di mostrarci dei volti sconosciuti anche a noi del nostro animo. Quanto è illusorio o
o quanto piuttosto è autentico rispetto alla realtà stessa. Due parole vorrei dire sull'arte di Felice Casorati, che è un'arte immobile, priva di dinamismo, in totale controtendenza rispetto ai suoi contemporanei colleghi futuristi, che invece erano alla ricerca continua, spasmodica del movimento, della velocità. Lui invece si concentra sulla realtà quotidiana e ce la presenta in modo ordinato, tranquillo, un modo che si apre alla meraviglia e alla bellezza, e invitandoci, proprio come il bianconiglio, a liberare il nostro sguardo da quella patina di banalità, di funzionalità con cui troppo spesso ci rivolgiamo alla nostra vita. E con i suoi dettagli, i suoi contorni, le sfumature di colore, ci sussurra quella poesia, quella magia che sono insite nella nostra vita e sono alla nostra portata in ogni momento. E ora proseguiamo parlando di un altro aspetto della fiaba, l'aspetto dello straordinario. La fiaba è un racconto di origine popolare, imperniata sul meraviglioso. I suoi protagonisti sono esseri umani che vengono colti nelle loro realtà conosciute, abituali, ma ad un certo punto accade loro qualcosa di straordinario, proprio come in questo quadro. Questa è La passeggiata di Marc Chagall del 1918. Qui Marc e la sua neosposa Bella Rosenfeld sono colti in un momento di intimità familiare, un picnic nella campagna alle porte della loro cittadina di origine, Vitebsk, nell'attuale Bielorussia. Si vedono la tovaglia con il calice e la bottiglia e i due innamorati, felici, dai volti luminosi, dai sorrisi estasiati. E ad un certo punto una forza quasi onirica, probabilmente l'amore che li avvolge, fa sì che Bella spicchi il volo e voli in alto e addirittura uscirebbe dal quadro se non fosse per Marc che la tiene saldamente per mano mentre avanza quasi divertito e sorridente di fronte a questo prodigio. È il dono magico che attua delle trasformazioni nella fiaba e che fa irrompere nella fiaba l'elemento dello straordinario, prelude proprio all'inizio dell'avventura. E questa di sicuro è l'inizio della loro avventura matrimoniale, tanto celebrata nei quadri di Chagall, così innamorato di sua moglie. Marc Chagall in realtà è la trasposizione in francese del nome reale del pittore che è di origine russa, Marc Chagall. Ma la Francia, purtroppo, per fortuna o entrambi, diventerà il suo paese di adozione durante la persecuzione nei confronti degli ebrei e della Seconda Guerra Mondiale. Sia Marc che Bella, infatti, provengono da famiglie ebraiche. Marc vivrà una vita lunghissima. Nato nel 1887, vivrà, ma soprattutto dipingerà, fino al 1985, lasciandoci un'opera davvero, una produzione pittorica davvero immensa, che si può approcciare in tantissimi modi diversi. Si può studiare l'opera di Chagall, per esempio, in relazione ai vari momenti stilistici con cui lui entrò in contatto e che si possono già ravvisare, per esempio, in questo dipinto. Di sicuro nella descrizione del paesaggio e del cielo possiamo
individuare le scomposizioni dei piani tipiche dell'arte cubista. Nell'utilizzo dei colori possiamo vedere riferimenti all'espressionismo tedesco. Qui i colori non sono utilizzati in modo naturalistico, ma in modo simbolico, proprio come vuole l'espressionismo. E un esempio tra tutti è la sinagoga. Mentre tutto il paese è raffigurato in verde, la sinagoga, che per Chagall è un luogo del cuore, è un luogo spirituale importante, è dipinta in rosa. Egli costeggiò quindi tantissimi movimenti stilistici, ma se ne liberò ben presto, affermando uno stile veramente molto personale, affermando sin da subito la propria originalità. E allora potremmo anche pensare di studiare l'opera di Chagall partendo dai temi che egli affronta, che sono molto ricorrenti: l'amore per la moglie, l'amore familiare, quindi le rappresentazioni di lui, di sua moglie, di sua figlia Ida, oppure i temi riferiti alle proprie origini russe ed ebraiche, i forti riferimenti alla sua spiritualità e alla sua religiosità, per lui molto importanti. Ma c'è anche un'altra chiave di lettura molto interessante. Possiamo vedere l'opera di Chagall attraverso la sua straordinaria energia cinetica, che la sottende, la caratterizza sempre. Uno dei più famosi critici di Chagall, Pierre Provoyeur, ha sottolineato come in russo la parola Chagall significhi camminare. Chagall è il pittore del moto perpetuo. I suoi personaggi sono sempre in marcia. Volteggiano, danzano, corrono, si librano nell'aria, sottraendosi alla legge di gravità. E non solo gli uomini e gli animali, ma addirittura anche gli alberi, le cose, sembrano sempre sospinti da un soffio invisibile. Ecco il tocco del fiabesco in Chagall, il suo movimento. E proseguiamo analizzando altri aspetti della fiaba. La fiaba ci presenta dei personaggi umani ai quali accadono dei fatti straordinari, ma che incontrano anche personaggi straordinari come maghi, fate, folletti, draghi. In questo dipinto Paolo Uccello, un pittore fiorentino nato alla fine del 1300, ci racconta la leggenda di San Giorgio e il drago. Questo è un dipinto che proprio testimonia il passaggio culturale tra l'arte tardo-antica medievale e la nascita del primo rinascimento, dell'umanesimo. Paolo Uccello si colloca proprio in questo momento di passaggio. Fiorentino, si è formato alla bottega dei Ghiberti, che in quel momento era impegnato nella realizzazione della porta a nord di Firenze. Dunque, quindi in questo dipinto, da un punto di vista stilistico, ravvisiamo tutta la novità tecnica della pittura rinascimentale, la prospettiva. La prospettiva cui Paolo Uccello si interessò tantissimo, come dice anche Vasari nelle sue Vite degli artisti. Fu sempre attratto da esercizi difficili nella resa della profondità prospettica.
Qui lo vediamo appunto nel paesaggio, nello spazio dove sono disposte le figure, ma addirittura in alcuni elementi decorativi, come i cerchi sulle ali del drago. Il tema invece è un tema cavalleresco, medievale, quindi in questo senso il pittore è ancora un po' legato alla tradizione tardo antica. E infatti la leggenda di San Giorgio è una leggenda tipica medievale cavalleresca che fonde il tema del cavaliere con un tema religioso, dove c'è il santo San Giorgio che riesce a sconfiggere, pur con una lancia, vedete, sottilissima, riesce a sconfiggere con la forza della sua fede questo drago che aveva preso in ostaggio la figlia del re di questa cittadina libica, una principessa quindi, e qui siamo nel momento della leggenda, quella narrata da Jacopo da Varagine, in questa versione, in cui San Giorgio ha ormai sconfitto il drago che è già sanguinante e chiede alla principessa di legarlo ad una sorta di guinzaglio perché lo porteranno nella piazza della città dove San Giorgio lo ucciderà davanti a tutti, chiedendo poi la conversione al cristianesimo di tutta la cittadina, del re e della principessa. Quindi qui siamo già nel momento della fiaba in cui l'eroe, il protagonista, è impegnato nella sua avventura. La vita nella fiaba viene vista come un lungo viaggio avventuroso, che è irto di pericoli, di insidie, di tranelli. E il protagonista sempre, in ogni momento, deve scegliere secondo ragione e secondo cuore. E proprio lungo questa sua avventura, egli costruirà la propria identità, nel modo più libero possibile. E quindi qui c'è un riferimento, un rimando anche alla nostra di vita e a quei condizionamenti culturali, sociali, familiari che possono limitare la nostra libertà e dal quale vogliamo svincolarci. E nella fiaba questi vincoli sono sempre rappresentati da incantesimi e sortilegi dai quali il protagonista si deve risvegliare. Proseguiamo con un altro dipinto estremamente diverso nella tecnica e nello stile, appartiene anche a un'epoca molto diversa, ma che ritrae esattamente lo stesso episodio. Questo è il San Giorgio e il Drago, o meglio il Cavaliere Errante, visto da Kandinsky. È un dipinto del 1914-15, quindi siamo alla fine del periodo tedesco di Kandinsky. Kandinsky, russo, si è trasferito a Monaco di Baviera, dove entra in contatto con la secessione viennese e l'Art Nouveau. Il Liberty, lo stile Liberty. Qui vediamo come in questo mondo fantastico la leggenda medievale del cavaliere santo a caccia di draghi si tinge dei colori dell'interiorità. San Giorgio arriva a diventare un archetipo, un simbolo. Il simbolo del cavaliere errante. E questo rappresenta proprio il tipo di ricerca che compì Kandinsky nella sua arte, nell'evoluzione della sua arte. Qui possiamo ravvisare proprio l'incontro tra quell'arte liberty, l'arte viennese che egli incontrò a Monaco durante il suo soggiorno tedesco, e tutto quel bagaglio di simboli, di folklore,
di leggenda che invece Kandinsky si portava dalle proprie origini, dalla propria patria. L'arte russa è iconica per eccellenza, quindi è già di per sé tradizionalmente portata alla semplificazione delle forme, del racconto popolare tradotto in forme semplici, visivamente semplificate. L'arte di Kandinsky in questo momento è proprio nel pieno della sua evoluzione. E è un'arte che si distacca dal realismo, che utilizza la linea e l'elemento decorativo che impara dallo stile Liberty per allontanarsi dal realismo oggettivo. È un'arte che si adegua al principio delle necessità interiori, un'arte che si fa espressione dell'anima. Il colore perde qualsiasi connotazione naturalistica e qualsiasi legame con la realtà e diventa il mezzo, un mezzo che ha influsso diretto sull'anima. Il colore ha proprietà emozionali, emotive. Sarà proprio qui, durante questo soggiorno tedesco, che Kandinsky accoglierà la libertà formale della linea che si svincola totalmente dall'imitazione dell'oggetto. Qui proprio diciamo a negare le conquiste tecniche che abbiamo visto nel quadro precedente, la prospettiva rinascimentale si dissolve e ci consegna un'immagine priva di profondità. Il percorso stilistico di Kandinsky in realtà è un percorso interiore, come quello proposto dalle fiabe. E qui c'è un'integrazione continua e incessante della propria personalità che porterà Kandinsky a diventare il padre dell'astrattismo. Eccoci qui. Questo è un paesaggio invernale. È un dipinto di Bruegel, un pittore olandese del 1500. E perché scelgo questo dipinto? Perché su ispirazione di una frase di Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli, non sono solo i contenuti a caratterizzare la fiaba, ma anche le atmosfere. Tolkien scrive che un reame accanto a elfi, fate, gnomi e streghe, racchiude anche mari, il sole, la luna, il cielo, gli alberi, gli uccelli, l'acqua, i sassi, insieme a noi stessi, uomini mortali, quando siamo vittime di un incantesimo. E quindi è proprio l'atmosfera di magia e meraviglia dominanti nella fiaba a caratterizzarla. Scelgo questo dipinto perché probabilmente è il primo dipinto in cui viene rappresentata la neve. E in un momento in cui, qui siamo nel 1566, in un momento in cui in Italia ancora dominano i temi religiosi, sacri, mitologici. Così a grandi linee un riferimento macro nel 1500 è il momento di Michelangelo, della Cappella Sistina, di Raffaello. In Olanda invece si sviluppano dei generi pittorici slegati dalle esigenze della Chiesa e che si interessano al paesaggio urbano e alle cosiddette scene di genere, cioè la raffigurazione di momenti di vita quotidiana della gente semplice, delle persone di strada,
delle persone, dei contadini. E anche se in quest'epoca questi dipinti sono considerati di minore importanza, in realtà sono pieni di novità, perché aprono la strada a una pittura meno idealizzata, più vicina alla realtà. Questo qui è un villaggio fiammingo, ritratto in inverno, una giornata fredda, uno scorcio di quotidianità, degli abitanti del villaggio che si muovono, si spostano quindi sul fiume ghiacciato, che potrebbe rappresentare un limite, pattinandovi sopra. E qui c'è tutta la dimensione dell'inverno, che non è solo il momento in cui la natura si riposa, non è solo un momento di raccoglimento, è anche un momento difficile, duro, che richiama alla facilità o alla vicinanza del pericolo di morire se non ci si riesce a procacciare del cibo, in questo momento in cui i campi non si possono coltivare, sono ghiacciati, gelati. E infatti sulla destra del quadro vediamo una trappola per uccelli, che rimanda proprio a questa difficoltà di procacciarsi del cibo e di sopravvivenza. E questo è un elemento tipico della fiaba. Ci ricorda come nelle fiabe il male, la morte siano onnipresenti, esattamente come la vita e le virtù. E questo riesce più facile, rende più facile comprendere e distinguere le due polarità, il bene e il male, i buoni e i cattivi. Si alternano in una danza armoniosa che rende legittima la presenza di entrambi, con la sicurezza però che tutto si risolverà per il meglio. E non poteva mancare nella citazione dei luoghi più densi di significato e simbolici della fiaba, non poteva mancare il bosco. Questa è un bosco vero dove è presente un'installazione, La donna invisibile, un'installazione del 2018 di Cédric Le Borgne. Qui siamo a d'Arte Sella, nella Val di Sella, in Trentino, una piccola valle alpina che si apre a luminosi prati, che è attraversata da boschi, di faggi, larici, abeti. Qui è nato il progetto di Arte Sella, un incontro, un luogo di incontro, di scambio tra artisti, che si snoda nell'area tra Malgacosta e il Parco della Val di Sella. Qui degli artisti hanno dialogato con la natura e hanno creato delle sculture, delle installazioni, delle opere d'arte disseminate lungo i sentieri. E quindi queste opere appaiono al viandante, al camminatore che si inoltra nel bosco, proprio come degli incontri fortuiti. Sono delle opere che si mimetizzano proprio come degli animali selvatici e sono nascoste allo sguardo fino a un attimo prima, per poi apparire allo sguardo un attimo dopo. E qui, proprio emersa dalla penombra, si scorge la donna invisibile, come fatta di ragnatele, la figura di una donna ancestrale, una fata, una strega, un personaggio che aiuterà il protagonista o la protagonista della nostra fiaba, o è l'anima stessa del bosco. Perché il bosco nella fiaba è animato. Sospira voci, indica la via, offre degli incontri inaspettati. Chissà cosa si nasconde nell'incavo di quell'albero.
dove condurranno queste impronte? Il bosco è un luogo di rifugio, cela misfatti, custodisce segreti e ne lascia le tracce. Uscire sani e salvi dal bosco può rappresentare una sfida evolutiva, un nuovo scalino nel proprio processo di crescita. Il bosco simboleggia un luogo che invita all'esplorazione, alla trasgressione del limite, al testare le proprie paure. Qui, nel bosco, possiamo incontrare il nostro bambino interiore, fatto di paure, di desideri, e possiamo constatare quanto in realtà sia reale. E se la donna invisibile fosse proprio questo? L'incontro con la nostra anima? Ed eccoci, interrompo adesso la condivisione dello schermo, ancora al sicuro, nel calore della nostra casa, ma le fiabe sono sempre qui, aleggiano, volteggiano intorno a noi come delle bolle di sapone. Le fiabe non hanno orari, date, indirizzi. Il tempo e lo spazio della fiaba sono per natura indefiniti. E con quest'ultima riflessione vi lascio, vi ringrazio per avermi ascoltata e ci ritroviamo presto, sempre qui su IDM TV, all'arte per vivere meglio.